da Istanbul in Turchia. Oggi voglio fare una video challenge. Questa è una banconota da 100 lire turche, che equivale pressappoco a 10 euro e 20 centesimi. Voglio andare in giro per la città e vedere cosa mangiare con 10 euro. Avete fame? Andiamo a mangiare. Questo è il quartiere di Bayolu, dove ho le Airbnb, e adesso stiamo andando in un mercato del pesce qua vicino, dove ci sono dei ristorantini, e andiamo a vedere cosa possiamo comprare con 10 euro. Ora di pranzo, sono affamatissimo. Qui cucinano il balik, questi si chiamano midie, che sarebbero delle cozze con del riso. Quelli classici costano 1,50 lira, che sarebbero più o meno 15 centesimi. Ne assaggiamo qualcuno? Vediamo, ne prendiamo tre. Tre classic. Ok, ci mette il limone e si mangiano al momento, serviti così. Buono, devo dire che non è il mio modo preferito di mangiare le cozze, perché mi piacciono crude o gratinate, però anche con il riso questa ricetta non è male. Midie, pratica la cozza è aperta e imbottita di riso, è semplice, non c'è nient'altro. Guardate, questa è enorme. Però stanno cominciando a piacermi. Ok, me ne sta offrendo una con il gamberetto. È come mangiare una cucchiaiata di riso con cozze, tipo una paella in miniatura, diciamo così. Per queste 4 cozze imbottite di riso abbiamo speso 5 lire, che sarebbero più o meno 50 centesimi. E adesso andiamo in un posto che ho scoperto qualche giorno fa, che si chiama Yoremiz, e andiamo ad assaggiare la pizza turca. Ed eccolo qua il pide, questo è con formaggio, e questo costa 1 euro e 20-30 centesimi. Prendiamo pastirma, pide pastirma, che sarebbe, se non sbaglio, tipo un pastrami, un affettato. E sto prendendo il primo, costa 16 lire, 1 euro e 60-70 centesimi. Ed eccolo qui il pide con il pastrami. Un euro e 70 centesimi per praticamente una pizza. È enorme. E quando lo finisco questo? Assaggiamo? Appena sfornato, il profumo del forno, il pastrami è delizioso, croccante, pasta croccante. Volete mangiarlo qua direttamente appena sfornato, è una delizia. Pastirma, potete avere la versione anche con il formaggio cheddar ed è lo stesso prezzo. Yoremiz, pide e lamacun, vi metto il link in descrizione come sempre. Ecco come preparo la pasta. This lamacun and this pide. Yes. Beh, la pasta viene spianata con la macchina
molto più velocemente che farla a mano e poi viene passata Ma al poi i ciuci passa a scrivere. pizzaiolo che la stende. E lui poi la stende e gli dà la forma. Adesso vi faccio vedere per 5 lira, 50 centesimi, cosa vi ordino. E questo è un misto di carne, pomodoro, peperoni, prezzemolo, cipolle, c'è un po' di tutto. E questo è il lamachun, che poi lo avvolgono come un doner, come un durum. Pronto, questo è il lamachun. Guardate, è una pizza sottilissima. Adesso la arrotolano. E poi ci puoi mettere anche dell'insalata, ci mettono del limone. Assaggiamo questo lamachun. Molto croccante. Davvero come una piadina. Si sente molto il sapore del pomodoro, un pochino piccantino, anche il gusto del limone è buono. È buonissimo davvero. Ha anche un senso di freschezza per l'insalata. È buonissimo. Allora, per un lamachun e un pide ho speso 20 lire, che sarebbero più o meno 2 euro, e sono già pienissimo. Questa zona si chiama Karakoy, qui i prezzi sono un po' più alti. Un ristorante italiano che si chiama Un Po', chissà se è italiano davvero, è soltanto un po' italiano. Allora, andiamo a trovare un altro posto. Vediamo, vediamo se lo trovo. Qui la sera è pienissimo. Questo locale ti siedi, ti fanno da compagnia anche degli orsacchiotti di peluche giganti. Questo è il posto che stavo cercando. Qui fanno il durum con il balik, che sarebbe praticamente pesce. È famoso perché lo fa un po' diverso dalla maniera tradizionale. Di solito in genere ci mettono sempre un po' di cipolla, un po' di lattuga, ma loro di solito hanno sempre delle cose diverse. Per esempio qui ci mettono anche delle spezie, guardate quante spezie. E poi qua, guardate, ci sono anche il melograno, carote. Me l'ha fatto vedere, adesso ne prendiamo uno. Guardate qua, dovrebbe essere sgombro. Allora, l'ho appena ordinato, me lo sta preparando. Sì, questi decisamente sono sgombri. Anche la bandiera turca qua dietro. Pesce
cotto tenerissimo, affumicato con questi sapori dolciastri del melograno, delle spezie che non riesco a riconoscere, paprika probabilmente. È saporitissimo. Wow, il pesce è tenerissimo, gustosissimo, freschissimo, buonissimo. Il miglior balik durum in Istanbul, davvero. Venite a Karakoy ad assaggiarlo, costa solo 2 euro. Adesso siamo in un posto dove fanno il cocoreccio. Cocoreccio? Gala cocoreccio. Cocoreccio. Italy. Italy. Italiano. Super. In pratica i cocoreccio sarebbero intestini. Pizza, macarone. Pizza, macarone. Pasta. Pasta. Good. Italia, macaroni. What animal is this? Lamb? Lamb, beef? Lamb. Ok, in pratica sono intestini dell'agnello, guardate, è in pratica come una, come i nostri gnomareddi pugliesi, soltanto che questo è un gnomareddo gigante. Profumo, ragazzi, è davvero, fa venire l'acquolina in bocca. Adesso ho ordinato una porzione piccola che costa 9 lire, meno di un euro. Guardate qua che roba, ci mette un po' di tutto, okay. Questo è un quarto, okay, ragazzi, poi c'è anche la porzione, mezza porzione, e c'è anche tre quarti, quella più grande. La mezza porzione costa 13 lire, 1 euro e 30-40 centesimi. Sono tutti intestini tagliuzzati, mischiati con peperone, peperoncino, pomodoro. Pane caldo, è una delizia, piccantino, ragazzi, per me è come essere a casa. In pratica degli gnomareddi torcinelli tritati, e dalle mie parti in Valle d'Itria io sono cresciuto a turcineddi e costolette di agnello. È uno spettacolo. È buonissimo. Per questo quarto di panino con cocoreccio ho speso 9 lire, meno di un euro. E ora andiamo ad addolcire la bocca con un classico della cucina turca. Entriamo in questo posto che si chiama Karakoy Gulolu. Quella G finale non si pronuncia, non si dovrebbe pronunciare. Quindi Gulolu, something like that. Prendiamo due pezzi magari per non esagerare e per logicamente rimanere nel budget. Ma quasi quasi ne prendo tre, che dite, ragazzi? One? No, take away. One.
And one of this, a little bit of this. Cioè, è la festa del pistacchio. Qui c'è una baklava con le noci e il resto è tutto pistacchio. Allora, io mi tufferei su questo. Allora, lo vedo abbastanza compatto e duro. Vediamo un po'. Una sinfonia di pistacchio e zucchero. Davvero una bomba. Pistacchi freschi, croccanti, pezzettone. Micidiale. Assaggiamo questo con le noci. Anche questo, eh? Molto più tenero, più bagnato dallo zucchero. Il sapore delle noci è uno spettacolo. Una bomba, anche questo. E ora assaggiamo una baklava classica, le forme classiche. Questa sì che è una super bomba, ipercalorica. Davvero, questo è molto zuccherato. Oh. Ragazzi, che bello di caffè. È buonissimo. E assaggiamo questo chai, questo tè nero, lo beviamo senza zucchero logicamente. Ci va alla perfezione dopo la baklava. Questo tè costa 5 lire, 50 centesimi. Qui siamo nella piazza Taksim, ci sono stato a mangiare il kebab, potete vedere un video che ho pubblicato la settimana scorsa, però siamo qui per mangiare l'hamburger bagnato. Allora, questi qua sono gli hamburger bagnati, ma in pratica vengono immersi nel sugo di pomodoro, si chiamano It's luck. Wet burger. It's Turkish burger. What is beef? What is beef burger? Yes. Beef. Can I have one? One, yes. One. Okay, let's try one. Okay. Costano 5 lire, 50 centesimi. È davvero inzuppato di sugo di pomodoro. Però la carne è buona, almeno sa di carne, è più gustoso di un semplice hamburger di McDonald's. La carne è carne. O almeno così sembra. È buona, 5 lire e 50 centesimi. L'hamburger bagnato.
biliyorsun değil mi? Onun için ben o parayı bankaya yatırsaydım ne kadar para kazanırdım? Questo succo di melograno con zenzero, 10 lire, 1 euro. Freschissimo, davvero dissetante dopo tutto quello che ho mangiato. Ragazzi, avete visto qua a Istanbul con 10 euro ci si abbuffa. Ho mangiato di tutto, midie, pide, lamacun, balik, durum, cocoreč, baklava, itzlak e adesso finiamo con questo freschissimo e davvero gustosissimo succo di melograno con zenzero. Sfida completata. Ci siamo stati nel budget, 100 lire, 10 euro. Spero che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticate di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!